America ha avuto. Carlo Calenda, teso al Marina di Pescara, ha dato forfè. Ha perso la voce momentaneamente e per un politico in campagna elettorale non è cosa da poco, seppure prevedibile. Lo ha sostituito per il terzo polo Mara Carfagna, che così ha risposto, tanto per cominciare, a una domanda sulla non disponibilità di Draghi a un ulteriore mandato. Draghi però non è disponibile a un ulteriore mandato. Ma guardi, ma Draghi non poteva dire nulla di diverso rispetto a quello che ha detto. È un servitore dello Stato, è un servitore delle istituzioni, non poteva entrare a gamba tesa. Ha poi continuato nella campagna elettorale degli slogan. Non è difficile portare avanti una proposta concreta di sviluppo come quella del terzo polo. Chi dice che in Italia non c'è spazio per il terzo polo vorrei dire di venire a vedere quello che accade alle nostre manifestazioni e alle nostre iniziative, perché sono sempre piene di gente, persone appassionate che credono in questo progetto, che scommettono in questo progetto, e a tutte loro vorrei dire che siamo soltanto all'inizio. Questo per l'accoglienza del progetto, ma sono i risvolti economici di proposte palesemente in contrasto in questa campagna elettorale a calamitare l'attenzione della gente comune. A chi credere? C'è per esempio l'Italia che promette una flat tax che è totalmente irrealizzabile perché costa oltre 60 miliardi di euro e scasserebbe i conti dello Stato. Oltretutto chi la promette, e cioè Salvini, vota poi affossa quella riforma fiscale presentata dal governo Draghi che avrebbe abolito l'IRAP, avrebbe ridotto l'IRPEF e avrebbe abolito le microtasse. E per la politica estera, mai come oggi, determinante, per esempio la voce canna del gas. Chi magari guarda come a un modello di riferimento quell'Ungheria, che tutti sappiamo non essere proprio una democrazia liberale. Comunque Draghi resta il migliore. Italiano, il migliore che c'è in assoluto, e non neofiti che non saprebbero neanche dove mettere le mani. Calenda ha poi chiuso in video. La piazza ha gradito.